Milly, per la nona edizione mi ricordo che tu mi avevi detto, mi raccomando Paolo, un nuovo taglio bisogna dare, guarda qua, eh? Come al programma? Ah, non era... Io mi sono sempre ritenuto un nazional popolare, però venendo dal jazz, dallo swing, dal blues, dal funk, ho cercato di portare questa mia cosa nella televisione. Però il fatto di essere stato, è sempre stato comunque un nazional popolare, nel senso più nobile della parola, credo che mi abbia aiutato poi a fare tutto quello che mi appartiene, il mio background, dentro, come dicevo all'inizio, a Rai 1, perché comunque, ripeto, bisogna ricordarsi sempre che stiamo entrando nelle famiglie, nelle case delle persone, nelle famiglie, e quindi bisogna ricordarsi che magari c'è mio fratello che ascolta Yello Biafra e Dick Kennedy, e nello stesso tempo c'è anche mia madre che invece ascolta Raul Casadei, quindi vuol dire bisogna ricordarsi di questa cosa qua. Però devo dire che quando io ho cominciato a fare televisione a partire da Panariello, ma soprattutto con Ballando con le Stelle, che questo è veramente un, io dico sempre che far ballando, un'edizione di Ballando con le Stelle è come fare 3 anni di conservatorio, perché in 3 mesi hai immagazzini tante di quelle informazioni musicali che cresci tantissimo, e quindi devo dire che sono completamente diverso da quello che ero 9 edizioni fa. Mi auguro di essere cresciuto in meglio, però sicuramente so che sono cambiato, perché se una volta ero solo nazional popolare e ascoltavo solo, cioè cercavo solo di portare la mia estrazione musicale, quindi che quello, come ho detto prima, che viene dal blues, al funk, allo swing, ora ascolto anche molto 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 attentamente dagli Inti Illimani fino a Mozart. Quindi mi sono arricchito molto culturalmente, come range proprio del mio cervello, che si è aperto tantissimo a vedere tante, le note non sono 7, sono 7 miliardi, cercando, mi auguro, di mantenere sempre comunque questo grande rispetto per le persone che ci stanno guardando, che devono apprezzare tutto il lavoro, continuando a fare il ragù o magari facendo, non so, mentre mio fratello pulisce la bicicletta. Quest'anno abbiamo cercato di inserire dei groove, cerchiamo di fare anche dei mashup, come si dice in gergo. Naturalmente non dobbiamo mai perdere di vista il fatto che siamo su Rai 1, il sabato sera, insomma, quindi c'è un pubblico eterogeneo, ci sono gli amanti della nostra big band, ma come ad esempio c'è mia zia che mentre sta facendo il ragù sta guardando la trasmissione. Però ogni anno cerchiamo di alzare l'asticella, quest'anno con mashup e con groove, anche se noi siamo di quelli ancora all'antica, nel senso che ci piace proprio suonare tutto, perciò tante volte prendiamo un groove, lo studiamo, lo facciamo completamente dal vivo, e anche quest'anno devo dire che il risultato ci dà grandi soddisfazioni, perché al di là che la trasmissione va benissimo, ma lo sento sempre non solo dal pubblico, che è la prima cosa che conta e quindi arrivano dei bellissimi feedback, ma dai miei colleghi, no? Sono cantanti, artisti, eccetera, che, ah, che bello quella cosa che mi hai riarrangiato quel brano in quella maniera lì, o avete rifatto questo brano. Quindi quando ti arrivano queste attestate di stima è chiaro che capisci che hai fatto un buon lavoro. Naturalmente il problema è anche che Milly non si accontenta mai, e devo dire giustamente, il problema è che Milly ha conoscenza, quindi quando ti dice le cose, ti chiede le cose, sa perfettamente che cosa ti sta dicendo, e quindi tu non puoi neanche dire no, questa non si può fare, cioè, e però è stimolante, e ogni anno anche lei alza l'asticella. E veramente il cuore culturale dell'isola di Cuba, è una danza creola, una danza che affonda le radici nell'eredità africana dei cubani. Come dico sempre, ognuno fa il suo, ma credo che la forza nostra è che non è la nostra, non è un'orchestra, non è una big band, è una famiglia, noi siamo assieme ormai da circa 20 anni, siamo sempre quelli, e quindi questo fatto di sentirsi fratelli, che poi in realtà siamo diventati anche parenti, no? Perché c'è chi ha sposato la sorella, cioè ormai siamo veramente una famiglia vera,
questo forza ci permette di superare anche delle difficoltà che credo non si riuscirebbero a superare se non ci fosse questo legame.